una fede secolare, quella della città di Parete e dei devoti di Maria Santissima della Rotonda. Ieri in centinaia hanno atteso fuori le abitazioni il passaggio della sacra effigie per tributare un saluto alla comprotettrice della città casertana. Una bella funzione religiosa in cui partecipa tutta la cittadinanza e queste cose che un tempo sembravano che stavano scemando invece è sempre più forte. Lei è devota da piccola? Bella da piccola. Da tanti anni, dico sempre. E la segue sempre, ogni anno? Sì. Che cosa ricorda lei già da bambino di questa festa? Ma dal volo dell'angelo, dalla processione, dai fuochi pirotecnici, diciamo che sono cresciuto con questa festa. Dall'arrivo dei carri che arrivano in particolar modo da Giugliano, un poco tutto l'insieme. È Maria che ci protegge i nostri figli, le nostre case, e noi l'accompagniamo devotamente a Maria, la Santissima della Rotonda. Che prepara in questi giorni? La pizza in crema. E ne prepara parecchi. Sì, parecchi. La pastiera di grano. Posso fare la canella, un ragù, tutta. Vabbè, è un momento di fede, tradizione. Ci riuniamo quasi tutta la famiglia. Perché ritornano anche i figli che sono fuori. No, stanno, due, sta, ce ne stanno fuori. Tre fuori. Uno sta a Spagna, l'altro sta... tornano insomma per questa occasione, sì, per questa festa. Sì, sì. Ogni paretano insomma ama la Madonna, la venera, la rispetta e noi cerchiamo di trasmettere questo sentimento insomma anche a chi ci conosce. Noi non siamo del paese, veniamo da Lusciano, però siamo venuti con piacere a vedere perché è una bella tradizione. Che cos'è che vi piace di più di questa festa? Diciamo così, l'armonia delle persone, che veramente è bello vedere tutte queste persone così armoniose. Lui è stato graziato per due volte, durante la guerra e in tempo di pace, su un camion che faceva un incidente, e ha sentito la protezione della Madonna. C'ha appena 99 anni, li compierà 100 il prossimo 6 gennaio e ringrazia la Madonna. La Madonna vi accompagna, non è mia. Non è mia, non è mia, non è mia.